In Toscana sono state censite 35 organizzazioni criminali tratte a processo, quindi molte di più sono quelle sulle quali magari sono in corso indagini o sulle quali addirittura purtroppo non sono in corso indagini, ma operano tranquillamente. Il problema è proprio questo, che la mafia ha bisogno del silenzio e sulla Toscana c'è molto silenzio intorno a questo problema. Addirittura vediamo amministrazioni comunali che appaltano gare a ditte diciamo, che hanno procedimenti penali per reati spia, come si dice, no? Traffico illecito di rifiuti. Eppure tutto questo accade nella tranquilla Toscana. Accade che molte imprese sono oggetto di attenzioni da parte delle mafie per il riciclaggio del denaro illecito. Accade che c'è sotto gli occhi di tutti i cittadini un traffico di persone, perché la prostituzione, la droga, insomma, sono attività svolte talvolta anche alla luce del sole, in pieno giorno, ed è evidente che queste avvengono con il controllo del territorio da parte delle organizzazioni che sfruttano queste povere ragazze. Quindi il problema non è solo un problema che riguarda marginalmente la Toscana, ma la sta riguardando in modo molto pressante e intenso. Molte sono le operazioni di riciclaggio che vengono svolte e la Toscana è considerata una delle migliori regioni per il riciclaggio, proprio per questo silenzio ovattato che avvolge la questione finanziaria e economica.